Questi nuovissimi muletti robotizzati sono completamente autonomi. Come si orientano nello spazio e come riescono a evitare gli ostacoli? In questo magazzino a Bilbao, nel nord della Spagna, è in corso un curioso balletto robotico. Questi muletti automatizzati pesano 8 tonnellate ciascuno e trasportano pesanti carichi di bottiglie. Prodotti da un'azienda italiana, non necessitano di un operatore. Funziona con un laser che rileva le pareti degli stabili dove si muove, e attraverso questo laser riesce a ricavare la posizione vettoriale della macchina e quindi essere in grado di muoversi nei percorsi in modo preciso, direi al millimetro. Movimentare più macchine all'interno dell'ambiente, calcolando percorsi, velocità e precedenze, non è semplice, e in sicurezza, che è l'altro problema fondamentale. Come fanno questi prototipi a muoversi in modo autonomo? I ricercatori hanno sviluppato dei sistemi di sensori grazie ai quali i veicoli entrano in relazione con l'ambiente circostante, seguendo un percorso preselezionato ed evitando il rischio di collisioni. Perché tutto funzioni a dovere, è stato necessario coordinare tutti gli strumenti installati sulle macchine. I componenti sono diversi sensori che servono per monitorare, per vedere se attorno al robot c'è qualche persona che deve essere evitata. Poi in cima c'è il sensore che serve per la navigazione, ci sono anche due telecamere omnidirezionali e all'interno della macchina vediamo il sistema di controllo. Questo governa tutti i movimenti e governa anche il movimento, comunica con il sistema centrale tramite un segnale Wi-Fi. La cosa più difficile è stata sviluppare un sistema efficiente di percezione dello spazio. Scanner a laser e visori tridimensionali garantiscono la sicurezza del personale presente sul posto. Il sistema fornisce una descrizione dell'ambiente che circonda le macchine. Questo consente di discernere il suolo, di identificare gli ostacoli, capirne il movimento e valutare la velocità a cui si muovono e infine classificare gli ostacoli. Nello sforzo di elaborare questo sistema di guida automatizzata, i ricercatori hanno dovuto superare diverse difficoltà. Una grossa difficoltà tecnica è dovuta al fatto che le condizioni di luminosità nei magazzini non sono ideali, ci sono zone diversamente illuminate. Per le videocamere questo è un problema, ma grazie agli scanner a laser che sono insensibili alle condizioni di luce, siamo riusciti a ottenere risultati molto più affidabili. Per macchine come queste le potenzialità sono notevoli. I ricercatori stanno infatti pensando a come meglio contribuire alla competitività delle imprese manifatturiere europee. Per i prossimi 2 anni seguirà una fase di sviluppo prima che questi prodotti siano introdotti sul mercato. Oggi macchinari automatizzati come questi costituiscono appena l'1% delle vendite nel mercato globale dei carrelli elevatori.